Ciao e bentornato in questo nuovo video. Come forse già sai, ti ho già detto, ultimamente sto guardando tantissimi documentari e l'altro giorno su Netflix ne ho visto uno dal titolo Fire, una storia interessantissima di Billy McFarland, un giovane imprenditore americano che coinvolge una decina di modelle per promuovere un festival, vende tutti i biglietti che mette a disposizione, qualche migliaio, a cifre esorbitanti, ogni biglietto costava fino a 250.000 euro, ma poi il festival non si realizza e lui truffa tutte le migliaia di persone che avevano acquistato i suoi pacchetti. Prima di iniziare però a raccontarvi i 6 errori, i 5 errori più uno che la storia di Billy McFarland può insegnare per quello che riguarda il mondo del business, mi fa piacere ricordarti di iscriverti a tutti i miei canali, LinkedIn, Instagram, Telegram. Ultimamente sono molto attivo su questi ultimi due, oltre ovviamente che lasciare un like e un commento a questo video. Ma iniziamo subito e vediamo quindi le 6 lezioni più uno che un fallimento come quello di Billy McFarland possono lasciare a chi si occupa, a chi si muove nel mondo del business. Raffaele Gaito in un incontro qualche giorno fa ha citato Ryan Holiday, una citazione molto intelligente, dove ha ripreso il passaggio durante il quale l'autore bestseller americano esperto di growth hacking dice che il marketing è qualcosa che deve nascere internamente al prodotto, perché solitamente quello che succede è che tutte le aziende, in particolare le startup, pensano al prodotto, dopo un X tempo e poco prima del lancio decidono di investire nel marketing. Questo Billy ha fatto l'esatto contrario, significa che ha fatto una campagna marketing strepitosa, che probabilmente non brillava per creatività, visto che ha coinvolto 10 tra le modelle più influenti di tutta Instagram, ha dato vita alla campagna più grande che Instagram abbia mai visto, probabilmente, delle foto per fare buzz su un'isola con l'hashtag Fire Festival e poi un lancio contemporaneo da parte di tutti gli influencer di una fotografia arancione che annunciava le date e la location di questo party super esclusivo. Però non ha curato il prodotto, Billy non ha minimamente curato il prodotto, si è incentrato sulla comunicazione, sul marketing, sul commerciale, perché ha venduto poi effettivamente i biglietti e questo ci dimostra anche la potenza del marketing, tralasciando però completamente il prodotto. Se però, considerando una simmetria tra marketing e prodotto, si tralascia il marketing a favore del prodotto, questo può portare al fallimento del progetto imprenditoriale. Nel caso di Billy, se si punta tutto sul marketing e si tralascia il prodotto, non si tralascia nel senso che lo si rende debole, nel senso che non esiste proprio, che non si concretizza proprio, allora il fallimento lì non è più dell'idea imprenditoriale, ma si va direttamente in galera perché si commette una frode, cosa che a Billy fortunatamente è successa. La seconda lezione invece riguarda i grandi imprenditori, o perlomeno i grandi imprenditori così come a me piace immaginarli, cioè come delle persone che fanno del proprio state of mind, del proprio modo di lavorare e di affrontare le cose, il loro punto di forza e la loro discrimine del successo. Perché non credo che tutti gli imprenditori, a maggior ragione quelli seriali, padroneggino perfettamente ogni business all'interno del quale decidono di investire o di fare qualcosa. Tutti però hanno una grande capacità, che forse è anche più difficile da possedere rispetto a quella del nozionismo, cioè di contornarsi di persone valide, capaci, più bravi di loro stessi e soprattutto poi di abbassare la testa e di lasciarsi guidare dalle persone che hanno assunto per il motivo per il quale le hanno assunte. Questo Billy non l'ha mai fatto, ha allontanato i professionisti che gli dicevano che il festival era un qualcosa di realizzabile, che erano imprese folle, e si è invece circondato di amici pronti a lodarlo in ogni situazione e a seguirlo un po' alla cieca in quello che era un'impresa fallimentare fin da subito. Il terzo punto invece riguarda sempre i grandi imprenditori, perché i grandi imprenditori sono quelli che poi riescono a unire più insiemi, perché mi piace sempre ripetere che è dalle intersezioni che nasce l'innovazione. Billy aveva due carte da giocare, quella di Fire, un'applicazione, una piattaforma che salta l'intermediazione tra gli organizzatori di eventi e le star dello show business, motivo per il quale il festival è nato, infatti il festival doveva essere una campagna promozionale di Fire, e Magnesis, un'azienda che aveva fondato qualche anno prima, che produceva carte di credito a target millennials. Che cosa ha pensato Billy McFarland quindi? Che da una parte, in ottica Fire, il festival come evento promozionale non aveva la necessità di generare profitto immediato, il vero profitto sarebbe stato quello generato in virtù delle operazioni fatte dopo
dopo il festival, dell'engagement, del rumore, della conoscenza generata dopo il festival, non era il festival di per sé oggetto di profitto. Dall'altra invece quella di risollevare le sorti di Magnesis che non stava navigando in acque tranquille, quindi di offrire a tutti i possessori un forte sconto delle agevolazioni e la possibilità di accedere a quello che doveva essere il festival più esclusivo del mondo. Queste due carte però lo hanno portato a sedersi in un tavolo di cui non conosceva le regole del gioco, quindi quello del business vero, del business fatto di punti di contatto e di intersezione, che ripeto sono i luoghi, le intersezioni dove veramente nascono i prodotti, le idee più esplosive e più rivoluzionarie. È anche vero però che un imprenditore le intersezioni, all'interno delle intersezioni deve sapersi muovere. L'altra lezione che ci offre Billy riguarda il pricing, che lui fosse strafottente lo si capisce da subito dal sorriso, e è stato coerente con se stesso e con la sua figura anche al momento di fissare un prezzo d'accesso per il Fire Festival, 250.000 euro per un biglietto, anche se corredato da villa, è una cifra spropositata che fa però parlare di sé. Non è questa la sede per discutere se la cifra è giusta o no, io dico sempre che un qualcosa vale tanto quanto qualcuno è disposto a pagarlo, lui ha fissato un prezzo e ha trovato chi l'ha comprato. Ma i motivi per cui la cifra è così alta sono principalmente due: il primo è quello del cash flow, quindi del movimento di cassa che si è generato tramite la vendita di pacchetti così costosi, la seconda è che non è stato timido utilizzando il prezzo come uno strumento a suo vantaggio. L'evento era esclusivo, lui l'ha detto nello spot ufficiale, l'ha detto non dicendolo ma con le immagini e con la comunicazione che ha fatto, l'ha ribadito un'altra volta col prezzo, quindi ha utilizzato il pricing come uno strumento, come un qualcosa, una vera e propria barriera all'accesso per rendere esclusivo il prodotto che stava creando, che poi effettivamente però non ha creato. L'ultima lezione che Billy ci offre invece riguarda proprio il core del documentario, ovvero è tutto incentrato un po' sul potere dei social, sul potere degli influencer che comunicano un qualcosa di vago, dicono che ci sarà un festival, dicono due date, perché questo è quello che lo spot ufficiale dice, e non di più. E le persone comprano quel biglietto su una promessa. E poi vengono fatte delle smentite durante i mesi dell'organizzazione del festival, diversi blog, diversi post sottolineano come la preparazione stesse ancora in alto mare e come il festival non si sarebbe potuto realizzare, ma non se ne fila nessuno. Per due o tre motivi questo. Il primo è che il potere dell'influencer è anche numerico, degli influencer ovviamente. Se la mia verità l'ascoltano in 10 e la loro bugia l'ascoltano in 1 milione, il concetto di verità e bugia comincia a diventare, il confine comincia a diventare abbastanza sottile. La seconda è perché, qui mi ricollego al video che ho pubblicato qualche giorno fa sul cerchio d'oro di Simon Sinek, che le modelle, le influencer, ma soprattutto Billy McFarland, hanno incentrato la loro comunicazione sul perché, e anche il prezzo ribadiva il perché. Perché è l'evento più esclusivo e più bello mai fatto nella storia. Tutti quelli che sono andati contro e che hanno provato quindi a smentire si sono incentrati sui due cerchi più esterni, sul come e sul che cosa. Il perché è sempre più forte e sempre più efficace del come e del che cosa. La sesta e ultima lezione riguarda un po' più la vita in generale che il mondo del business, anche se poi ovviamente si ripercuote e si ritrova anche in dinamiche marchettare. Una notizia difficile da dare può capitare a tutti, a maggior ragione sul lavoro, e si ha la presunzione, l'arroganza, il sogno, a volte anche l'ambizione di provare a risolvere quel problema che non si vuole comunicare. Si entra però, si corre il rischio, e spesso accade, di entrare in una spirale che rende quella notizia sempre più difficile da dare. Per tornare a Billy, lui avrebbe dovuto mandare una mail agli investors rimettendoci la faccia e futuri sviluppi, ai fornitori rimettendoci probabilmente un po' di soldi, e ai clienti, quindi agli acquirenti il biglietto, restituendo i soldi e rimettendoci un'altra volta in reputazione. Certo, se l'avesse fatto subito, probabilmente una prima edizione posticipata del Fire Festival avremmo potuto vederla. Lui è entrato in questa spirale all'interno della quale sperava in qualche modo di poter risolvere. Io, sia chiaro, facevo il tifo per lui, fino a che poi, insomma, nella fine del documentario si capisce che lui è un truffatore seriale, quindi ho capito che il mio tifo era immotivato, ma se fosse riuscito comunque sarebbe stato il dio dell'imprenditoria e degli eventi. Io facevo il tifo per lui, ma una notizia brutta, per quanto brutta sia,
prima la si dà meglio è, più che altro perché si corre il rischio di vivere nell'illusione di poterla risolvere e più si va avanti più quella notizia diventa difficile da dare fino a che non diventa impossibile e il progetto, quando si tratta di progetto imprenditoriale, poi fallisce. Quindi questa secondo me è l'ultima lezione che la bellissima storia di Billy McFarland può offrirci. Il documentario è disponibile su Netflix, le recensioni e una trama più dettagliata si trovano in giro, io vi lascio un po' di materiale random qui in descrizione. Vi saluto, ma soprattutto vi ricordo che in descrizione ci sono i link per iscrivervi a tutti i miei canali. A me ovviamente fa piacere, vi aspetto, ci vediamo al prossimo video e ciao!